Matteo Salvini sul Ponte Sente, entro un anno la riapertura. A Campobasso il vice premier presenta i candidati della Lega. Punto informativo assente, presidio turistico chiuso, esordi alla segnalazione di una viaggiatrice, impossibile reperire le informazioni. Palazzo San Francesco, presenze insufficienti in aula dall'opposizione, interrogativi sulla tenuta della maggioranza. Vertenza Vibac, sul tavolo la possibilità di estendere la cassa integrazione per un altro anno. Rocca Mandolfi conferma la vocazione turistico-sportiva al via l'edizione 2023 dell'evento outdoor Vivere e far vivere il Matese. Bentrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Come sapete, nel pomeriggio di ieri il sopralluogo del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini sul Ponte Sente. Entro un anno, ha detto il ministro, la riapertura e servizio di Domenico Marzocchella. Salve, siamo dalla televisione. Tra poco qui ad Agnone ci sarà Salvini per illustrare il progetto esecutivo sul Ponte Sente. È la volta buona? Speriamo. Qui ad Agnone attendete da anni, troppo. Troppo, sì. Io gli andrò a dire, caro Salvini, adesso sei il ministro, vedi che cosa devi fare. Ministro delle infrastrutture, magari è la volta buona. Magari è la volta buona. Pensieri e parole degli agnonesi a ridosso del sopralluogo di Matteo Salvini sul Ponte Sente. Ad attenderlo di lì a poco, insieme a rappresentanti istituzionali e a simpatizzanti stipati sotto due tendoni troppo piccoli per riparare tutti dalla pioggia a un certo punto diventata battente, un gruppo di persone arrivate lì dal ponte. Sono residenti di Castiglione Messer Marino. Da 5 anni, da quando cioè il viadotto è chiuso, l'unico modo per percorrere quel chilometro e 200 metri di viadotto che collega Molise e Abruzzo è quello lì, a piedi. A piedi qui sul Ponte Sente per dire che cosa al ministro Salvini? Per dire a tutto lo Stato italiano. Per dire che sarebbe ora che lo aprono, perché qui l'economia già funziona poco, così funziona niente. Quanti disagi per la popolazione del territorio? Domanda a loro. Pure adesso stiamo venendo a piedi, vedi. Cosa gli chiedete in concreto? In concreto che la tarfa. Le opinioni, sembrerà strano, anche sulla necessità di riaprire quella fondamentale infrastruttura, sono discordanti. Qui abbiamo la Trignina a pochi chilometri. Con 4 soldi si fa una strada. Salvini arriva in orario rispetto al programma. Dopo il confronto con i vertici ANAS, al cospetto del presidente della provincia e dei sindaci del territorio, l'impegno per il reperimento, in tempi brevi, dei 15 milioni necessari al finanziamento del progetto esecutivo appena sottopostogli. La tempistica per la riapertura alle auto, annuncia Salvini, quella al traffico pesante avverrà in uno step successivo, coinciderà con un altro passaggio, in quel caso addirittura storico per l'Italia tutta, l'inizio dei lavori per il ponte sullo stretto di Messina. Sì, chiuso da troppi anni, divide due comunità, due regioni, Abruzzo e Molise, quindi adesso c'è un progetto, ci siamo impegnati a trovare, a mettere a disposizione il finanziamento, poi finalmente gli ingegneri, gli operai faranno il loro lavoro. Se sono ipotizzabili 10-11 mesi di lavorazione, conto che l'estate 2024 sia l'estate della riapertura di questo straordinario ponte che ha la mia stessa età e che ha bisogno di una rimessa in sesto e anche dell'avvio dei lavori del ponte sullo stretto di Messina. Agnone è stata la prima tappa della visita lampo in Molise del vice premier, ministro e leader della Lega. Dopo il sopralluogo sul viadotto, la visita in forma inizialmente privata, poi aperta anche ai giornalisti, alla Pontificia Fonderia di Campane Marinelli. Il tempo di un saluto, di strette di mano e qualche selfie e poi via in direzione Campobasso per l'appuntamento politico. Gli altomolisani non possono più attendere, ma nemmeno la campagna elettorale. E dopo Agnone, infatti, Salvini è arrivato in serata a Campobasso, intervenendo alla presentazione della lista della Lega. Contento che ci siano tanti amministratori, ha detto appunto il vice premier. Il voto di chi non ha voglia di fare nulla non ci interessa. Scelgano pure PD e Movimento 5 Stelle che litigano. Ci dice tutto il direttore Enzo Di Gaetà.
Vinceremo anche in Molise, dopo Lazio, Lombardia e Sicilia, ma non basta che il centrodestra vinca perché serve tanta Lega in Consiglio regionale. Così il leader del Carroccio Matteo Salvini ha lanciato la volata al candidato del centrodestra Francesco Roberti e ai 20 candidati consiglieri che lo attendevano al Centrum Palace di Campobasso. Io penso che con Roberti e la Lega il centrodestra del Molise nei prossimi 5 anni potrà avere uno sviluppo straordinario. Io come ministro delle infrastrutture sono e sarò a disposizione, ovviamente tutti i sindaci a prescindere dai colori politici e della regione a prescindere da chi vincerà, però la riapertura di viadotti, di gallerie, di strade, il potenziamento di ferrovie, la conclusione di alcune dighe, infrastrutture idriche che attendono da anni sono un mio obiettivo e quindi io penso che il voto del Molise del 25 e 26 giugno potrà essere fondamentale, anche perché in questo 2023 tutti i comuni, le province, le regioni che hanno votato, tranne rare eccezioni, hanno premiato la Lega e il centrodestra. Sono contento che ci siano tanti amministratori in lista perché sapranno bene dove mettere le mani. Il centrodestra dai sondaggi avanti, ha confermato Salvini, con il PD e i 5 Stelle che litigano, ma sappiamo che loro il voto di chi non ha voglia di fare niente non ci interessa e possono tranquillamente votarsi tra loro. Tocca ai molisani saper scegliere. Prima votano i cittadini e quindi è vero che i sondaggi dicono che il centrodestra è in vantaggio, però io i sondaggi credo sempre poco, quindi è importante il voto di tanti molisani il 25 e il 26. La Lega non ha neanche un consigliere regionale né un assessore uscente, quindi partiamo freschi, nuovi, con tanta buona volontà. Una volta che i molisani avranno votato, in base alle richieste del nuovo governatore, ovviamente si potrà decidere cosa fare della sanità. Sicuramente in sanità c'è tanto di meglio da fare. Il prossimo 14 giugno tutti i ministri della Lega saranno in Molise, ha chiuso Salvini, e racconteranno quello che abbiamo fatto. Il voto molisano, ha concluso il leader della Lega, è anche una scelta di valori e chiedo al presidente Roberti che abbatta le barriere architettoniche in tutta la regione. E al fine di rafforzare le azioni per il corretto avanzamento dei progetti finanziati dal PNRR, il prefetto di Campobasso Michele Allattarulo e il direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato Gerardina Maiorano hanno avviato ieri un ciclo di incontri operativi del Presidio Territoriale Unitario con i comuni della provincia. Il prefetto ha aperto oggi i lavori rappresentando le finalità del tavolo operativo che in vista delle prossime scadenze intende fornire un supporto ai comuni per assicurare il rispetto delle tempistiche per il raggiungimento degli obiettivi appunto del PNRR. Presentata questa mattina a Campobasso presso la sede Ares la lista dei candidati del Movimento 5 Stelle Molise per le prossime elezioni regionali, che vedono Roberto Gravina come candidato presidente dell'intera coalizione di centrosinistra. Il servizio è di Cristian Ciarlante. Presentata questa mattina a Campobasso presso la sede Ares la lista dei candidati del Movimento 5 Stelle Molise per le prossime elezioni regionali, che vedono Roberto Gravina come candidato presidente dell'intera coalizione di centrosinistra. L'occasione è stata propizia, ha affermato Gravina, per parlare dei temi cari ai 5 Stelle, che verranno affrontati nel corso della campagna elettorale. La lista del Movimento 5 Stelle che adesso presenteremo è una lista che in parte conferma persone già note, quindi sia consiglieri regionali uscenti, c'è anche Simone Gretella, che è l'assessore in giunta al Comune di Campobasso, e poi ci sono volti già conosciuti e volti nuovi. Segno evidente che insomma, ci teniamo molto al rinnovamento. Il metodo che viene utilizzato è un metodo che nessun altro partito, in qualche modo, o movimento civico può fregiarsi di aver utilizzato. Invece andiamo in continuità, seppure con le evoluzioni che chiaramente l'esperienza ci ha insegnato servono in questo caso per affrontare al meglio questa sfida. Per quanto mi riguarda sarà una sfida tutta vocata sui temi, quelli cari al Movimento 5 Stelle, quelli cari a tutta la coalizione di centrosinistra intorno ad un programma condiviso, chiaramente preferiremo parlare di questo. Presente nell'occasione anche l'ex onorevole Antonio Federico, che auspica un cambio di rotta per questa regione. Sicuramente la volontà di affermare la coerenza e la storia del Movimento 5 Stelle qui in Regione Molise. 10 anni di opposizione in Consiglio regionale significano anche 10 anni di vita vissuta all'interno delle istituzioni, con la volontà di declinare tutto questo in sviluppo per la nostra regione, perché non si può parlare di sanità, infrastrutture,
infrastrutture, investimenti, se non c'è sviluppo, perché la gente se ne sta andando. Noi dobbiamo invertire questa narrazione. Solo così possiamo diventare attrattivi per gli investimenti e poter dare servizi adeguati. Anche il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, è voluto intervenire via Skype per supportare la lista e sostenere con forza la candidatura alla carica di Presidente della Regione di Roberto Gravina. Sono particolarmente orgoglioso di portare il mio saluto e le mie parole di forte incoraggiamento per questa iniziativa che può cambiare completamente il volto di questa regione. Abbiamo tutte le carte in regola per offrire a tutti i molisani una prospettiva di cambio radicale, per voltare pagina nel segno di una passione per il territorio, una passione vera, ma una passione che nasce dalla competenza, dalla conoscenza del territorio e dalla freschezza anche di idee nuove. Avete un capitano di una squadra, di questa squadra, che ha già dimostrato grande capacità gestionale, grande competenza e grande serietà, che sono le qualità che noi richiediamo. Parlo del candidato presidente Roberto Gravina, e insieme con tutti voi, adesso c'è stata la vostra presentazione, si può offrire veramente una nuova strada. E si è concluso con un grande evento presso l'hotel Le Cupolette di Vinchiaturo, il progetto La buona e sana alimentazione non ha età. Un bellissimo progetto, ha affermato la responsabile nazionale di Coldiretti Donne Impresa, Chiara Bortolas, che ha coinvolto le scuole di diversi plessi scolastici, l'istituto alberghiero di Vinchiaturo e le generazioni più anziane. Rivolgendosi ai tanti studenti presenti in sala, il presidente regionale di Coldiretti Molise, Claudio Papa, ha esortato i ragazzi a imparare a produrre cibo, ma quello vero, quello che viene dalla terra, ha sottolineato, e non quello che si fabbrica in laboratorio. È stata presentata la lista Alleanza Verdi e Sinistra. Abbiamo messo insieme tutta l'area progressista, la sanità e turismo sostenibile al primo posto. Così Piero Neri. Vediamo il servizio realizzato da Francesco Adà. Al Parco San Giovanni Edoardo De Filippo di Campobasso, la presentazione della lista di centrosinistra dell'Alleanza Verdi e Sinistra a sostegno del candidato alla presidenza della Regione Molise, Roberto Gravina. Del sindaco di Campobasso Roberto Gravina, che si candida alla carica di presidente della giunta regionale. Questo progetto, che vede insieme l'Alleanza Europa Verde e Sinistra Italiana con la giunta del Movimento per l'Equità Territoriale. Le priorità: sanità e turismo sostenibile. Ma le priorità sono le necessità, secondo me, come quelle della sanità, che come centrosinistra stiamo mettendo su. È un programma molto elaborato, il nostro contributo è stato molto importante anche per la stesura del programma del candidato presidente. Abbiamo a cuore il turismo sostenibile, perché il Molise può vivere di turismo e deve vivere di turismo. Piero Neri analizza la sconfitta nazionale della sinistra alle votazioni di domenica. Ma intanto i progetti vanno costruiti su programmi e su un'unità di intenti. Io sono sempre dell'avviso che bisogna mettere insieme la politica ed affrontare concretamente quelle che sono le necessità. In questo caso in Molise abbiamo messo insieme tutta l'area progressista, tutto il centrosinistra, e finalmente dopo tanto tempo torniamo insieme. E ieri a Palazzo Vitale si è svolto un incontro sulla vertenza VIBAC tra parti sociali, istituzione e azienda. Possibile un altro anno di cassa integrazione straordinaria per gli esuberi. Tavolo aggiornato al 7 giugno dopo che l'azienda ha reso noto di avere un incontro con il Ministero del Lavoro. Il segretario interregionale della FEMGA CISL, Massimiliano Recinella, si è detto soddisfatto perché l'azienda, con sede nel nucleo industriale di Termoli, ha deciso di aderire al progetto di cosiddetta transizione occupazionale. Mancano i numeri, salta il Consiglio Comunale a Isernia, presenze insufficienti in aula, l'opposizione contesta l'amministrazione e solleva interrogativi sulla tenuta della maggioranza. Ce ne parla Carla Marino.
Mancano i numeri e salta il Consiglio Comunale. È successo ieri sera a Isernia. L'amministrazione aveva convocato una seduta straordinaria dell'assise civica per discutere 5 punti all'ordine del giorno. Tra questi, 2 interrogazioni del consigliere Cesare Pietrangelo su tariffe tarie e parco dell'acqua solfurea e l'appello del consigliere Falcione contro il Comune per la contestazione della causa di incompatibilità. Tuttavia, su richiesta della minoranza, dopo la formale verifica, è stata riscontrata l'assenza del numero legale di consiglieri e si è proceduto allo scioglimento della seduta. Una situazione, quella delle presenze risicate in aula, che secondo l'opposizione non rappresenta un caso isolato, motivo per cui i consiglieri di minoranza hanno deciso di abbandonare l'aula e far venir meno il quorum necessario, non senza muovere degli appunti nei confronti dell'amministrazione Castrataro e sollevare interrogativi sulla stessa tenuta della maggioranza. La minoranza mantiene puntualmente il numero legale nelle commissioni dove si lavora nell'interesse della città e credo che sia assurdo pensare che possa mantenere il numero legale anche in consiglio. In effetti loro la maggioranza non ce l'hanno più, questa maggioranza fenomenale ormai va sotto puntualmente, hanno convocato un consiglio d'urgenza ad horas e non tengono nemmeno i numeri per farlo. Siamo a livelli veramente allucinanti, non abbiamo più parola, ma ormai Isernia sa bene da chi sono amministrati, chi è in maggioranza e non vediamo l'ora che finisca questo tour turistico fatto da qualcuno ai danni della nostra città. Il comitato No Lotto Zero ha convocato per giovedì 1 giugno alle 15.30 presso l'ex lavatoio a Isernia una conferenza stampa per illustrare i contenuti dell'opposizione alla richiesta di archiviazione presso il GIP del Tribunale di Campobasso che si occupa dell'inchiesta aperta dai ricorsi presentati dall'Associazione Antonino Caponnetto e dal PCL Molise avverso la realizzazione del famigerato Lotto Zero. Alla conferenza stampa, oltre ai rappresentanti di associazioni e comitati, parteciperà l'avvocato Alfonso Mainelli, rappresentante delle associazioni ricorrenti. Isernia, turisti lasciati soli, la segnalazione di una viaggiatrice senza un punto informativo e col presidio turistico chiuso, è impossibile reperire informazioni utili per soggiornare in città. Sentiamo ancora Carla Marino. Sarà stata la pubblicità istituzionale, sarà stato il passaparola, saranno stati i resoconti di viaggio di noti influencer. Fatto sta che dal punto di vista turistico il Molise, da Cenerentola tra le regioni, sta riscontrando in questo periodo una certa riscossa. Sono sempre di più i visitatori che scelgono la nostra regione. Purtroppo però una volta che con i mezzi di trasporto a disposizione i turisti riescono a raggiungere il capoluogo pentro, le cose non vanno come forse si erano aspettati. E a detta di chi ci è passato, arrivati in città inizia una vera e propria caccia al tesoro per reperire le informazioni più basilari. A segnalarlo una mareggiata turista che ha scritto in redazione raccontando quella che per lei è stata una vera e propria odissea per reperire informazioni utili al proprio soggiorno in città, a partire dal presidio turistico della provincia di Isernia che, scrive, ha trovato sempre chiuso. In effetti in via Berta il punto informativo ha definitivamente abbassato la saracinesca lo scorso 1 ottobre, dopo l'entrata in vigore della legge del Rio che aveva tolto agli enti provinciali la competenza in materia turistica, il presidio aveva continuato ad operare in virtù di una convenzione stipulata con la regione Molise, convenzione a cui però l'ente regionale non ha più dato seguito a partire dall'autunno 2022, cosa che ha decretato oltre alla chiusura del presidio turistico anche quella della biblioteca provinciale. Per procurarsi una cartina della città, per ottenere orari e tragitti degli autobus urbani, per conoscere i giorni e le fasce orarie di apertura dei musei pentri e di quelli dell'Interland, per avere ragguagli sugli eventi e sulle manifestazioni in programma, i visitatori devono per forza di cose organizzarsi da soli, purtroppo non senza difficoltà. Non trovando di meglio e volendosi affidare ad internet, infatti non sempre si trovano dati corretti. Ci si imbatte ad esempio nell'indirizzo dell'ufficio informazioni turistiche del comune, in piazza Celestino V, ma la sede attualmente non è operativa, tanto che il numero di telefono indica è disattivato. Telecom Italia, informazione gratuita. Attenzione, il numero selezionato è inesistente. Lo stesso dicasi per il MUSEC, Museo dei Costumi del Molise, che è attualmente chiuso, ma che sul sito del MIBACT risulta essere ancora aperto al pubblico con tanto di orari e calendario per le visite. Insomma, un guazzabuglio in cui diventa difficile orientarsi, come evidenziato dalla turista che si è rivolta a TV Molise e che non aiuta evidentemente a promuovere il territorio.
Un altro riconoscimento per gli studenti delle classi terza A e terza B dell'Istituto Comprensivo Colozza di Frosolone, scuola secondaria di primo grado Orazio Duva di Castelpetroso. Guidati dalla professoressa Ivana Appugliese, i giovani alunni sono stati premiati per il lavoro svolto sulla Shoah nel corso della manifestazione per i 125 anni dell'INPS, tenutasi ieri sul palco del Teatro Savoia di Campobasso. Un progetto che nei mesi scorsi ha fatto sì che gli alunni ottenessero una menzione speciale nel concorso nazionale indetto ogni anno dal Ministero dell'Istruzione, denominato I Giovani Ricordano la Shoah. Il lavoro svolto dagli studenti della scuola Duva si intitola Farfalle e Colibrì ed è basato su una conversazione virtuale, una simulazione di una chat di WhatsApp tra alcuni testimoni che hanno vissuto il dramma dei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale. Tra questi Liliana Segre, Sami Modiano, le sorelle Bucci, Edith Brack e Primo Levi. Ecco un piccolo estratto della premiazione. E Rocca Mandolfi conferma la vocazione turistico-sportiva anche con l'edizione 2023 dell'evento outdoor Vivere e far vivere il Matese. 200 i partecipanti che domenica scorsa hanno raggiunto il borgo matesino per trascorrere una giornata meravigliosa con le guide esperte del territorio sui sentieri della zona. Sentiamo il servizio. Il desiderio di ritrovarsi in uno tra i borghi più belli del Molise già è bastato ai turisti che domenica scorsa hanno risposto con il solito entusiasmo all'evento sportivo outdoor Vivere e far vivere il Matese, organizzato a Rocca Mandolfi dalla Prolocco. Irreprimibile la voglia di rincontrare le persone con le quali si erano condivise emozioni, divertimento ed amicizia. L'ultima volta nel 2018, lasso di tempo che purtroppo ha riservato sorprese amare. L'edizione 2019 venne annullata qualche settimana prima per la prematura scomparsa di Pietro Ricciardone, perno principale della macchina organizzativa. L'emergenza Covid poi ne ha impedito lo svolgimento per i 3 anni successivi. Alla grave perdita di Ricciardone si è aggiunta 5 mesi fa quella del pastore Daniele Berlingeri, icona dell'azienda La Pecorella Nera. Mio marito Pietro era veramente l'anima di questa manifestazione. Lui lo trovavamo da tutte le parti, era sempre presente, sentivamo la sua voce a ogni cosa che si doveva fare, era presente in mezzo a noi. Così come Daniele che aspettava il trekking che passava per la sua masseria, la Pecorella Nera, lui e Maria pronti lì ad offrire i suoi prodotti tipici. Ma per come la penso io, ma penso che anche tutti i nostri presenti, la loro presenza è qui. Ernesto Rossi, Francesco Cimino, Massimo Martuscello, Michele Permanente, Alessandro Colombo, Pierpaolo Iannitelli e Stefano Vitale. Le espertissime guide alle quali la Proloco di Rocca Mandolfi ha affidato 200 visitatori per l'esplorazione del territorio attraverso 5 trekking di difficoltà variabile. Il lavoro che stiamo facendo, sia io che tutti i miei colleghi che sono presenti anche qua oggi, è quello di far conoscere il territorio e farlo conoscere anche a chi non è proprio un escursionista esperto, per cui non ha bisogno di un grandissimo allenamento o di una grandissima attrezzatura. Questo è un vantaggio perché si possono far vedere e godere dei posti che sono veramente fantastici, bellissimi. Ma c'è anche chi ha preferito le forti emozioni dentro le acque gelide del torrente Callora per praticare il canyoning. Gli appassionati della mountain bike sono stati guidati da Giancarlo De Gregorio. Grande l'interesse riscontrato anche dai giovanissimi impegnati sulle due ruote su un tracciato immerso nei boschi di circa 25 km. E questa mattina alla Rino commemorazione del 32esimo anniversario della tragica scomparsa del vice brigadiere Antonio Amore. Originario della cittadina frentana, venuta, lo ricordiamo, il 31 maggio del 1991 in Calabria, sul tratto stradale Palmi-Taurianova, durante un inseguimento ad alta velocità. Una ricorrenza sobria con una messa a suffragio nella cattedrale di Larino, con la deposizione di una corona presso il cimitero cittadino e un incontro con i familiari del finanziere.
presentato il libro Ricordi di un legionario, storie di amori e di guerre di Giuseppe Bruno Corbo, un campobassano che dal 1953 fino al 1958 fu arruolato nella Legione Straniera. Fu impegnato nelle guerre di Indocina, di Suez e d'Algeria. Presentato il libro Ricordi di un legionario, storie di amori e di guerre di Giuseppe Bruno Corbo, un campobassano che si arruola nella Legione Straniera nel 1953, due croci di guerra al valore, quattro medaglie commemorative per le operazioni nelle guerre di Indocina, di Suez e d'Algeria, oltre l'attestato di riconoscenza della nazione per i servizi resi alla Francia. Sono il frutto di 5 anni di arruolamento volontario nella Legione Straniera francese. L'aspetto storico del libro curato da Walter Santoro. L'idea è chiaramente partita da Giuseppe Bruno Corbo, che dopo vari tentativi di editing qui e lì ha chiesto a me, che poi sono anche il nipote, in qualità di storico, di curare questo volume. Mi sembrava opportuno creare degli apparati critici all'interno del volume per un inquadramento storico delle guerre d'Indocina e il mantenimento dell'ordine pubblico in Algeria, lì alle porte della battaglia d'Algeri. Quello che vive Corbo e Dien Bien Phu, insomma, sono pagine importanti di storia. Non vogliamo assolutamente entrare nel merito del libro, il mio ruolo è quello di storico e nasce per una richiesta. È stato un piacere leggere pagine comunque di storia contemporanea, perché machiavellicamente non si può fare e commettere gli stessi errori del passato, specialmente se questo passato si chiama coloniale. E bisogna anche dire questo messaggio, quanto verrà raccolto con la vendita del libro, che andrà ad Emergency. Sì, abbiamo pensato di destinare l'intero ricavato ad Emergency. Il legionario è una figura che alimenta tormenti e forti stati d'animo. Si fugge da qualcosa, ma anche nel libro di Giuseppe Bruno Corbo si capisce questo. Cioè tu fuggi anche da te stesso, diciamo così, o dalla presenza di un padre molto molto forte, diciamo, definiamolo in questa maniera, per cui e poi soprattutto devi dimostrare a te stesso delle cose. È molto legata a una dimensione giovanile, senza ombra di dubbio, perché poi ma quando parti non sai mai come vada a finire. La questione prima è questa, cioè magari parti con grande entusiasmo pensando all'avventura, pensando ai libri che hai letto d'avventura o ai film che hai visto, e poi ti ritrovi a smusare, a sbattere nella vita reale e in quella che è stata, che è la morte poi alla fin fine, perché qui parliamo di gente che faceva e ha fatto il mestiere delle armi. Cultura, integrazione e bellezza dei nostri borghi, questi valori che emergono dal premio vinto da Rofiat, seconda classificata, sezione juniores, tema fotografia, al prestigioso premio nazionale dedicato alla memoria di Francesco Giampietri, noto filosofo, scrittore e docente universitario di Venafro, scomparso prematuramente qualche anno fa. Rofiat, ragazza di 14 anni che frequenta la seconda media dell'Istituto Omnicomprensivo Dannillo, vive a Poggio San Nita dal 2020, ospite del centro SAI di Poggio San Nita insieme alla madre e a due fratelli. La ragazza è stata premiata per una foto intitolata Chiesa di Campagna, che rappresenta una delle chiese storiche di Poggio San Nita, anche se ormai chiusa ai fedeli. Presentate ieri a Palazzo Montecitorio, nella Sala della Regina, ben 5 proposte plastic free riguardanti la tutela e salvaguardia dei fiumi, il contrasto all'abbandono degli pneumatici, il contrasto al volo dei palloncini, il contrasto all'abbandono dei mozziconi di sigaretta e il riconoscimento di un bollino plastic free per gli ecoeventi. Grande soddisfazione per questo incontro con le istituzioni è stata espressa dal presidente di Plastic Free Luca De Gaetano, nella referente regionale Maria De Gaetano, nella vice referente regionale e provinciale di Isernia Jessica Cacciopolo ed è referente per la provincia di Campobasso Giuseppe Fabiano. Insieme ai vertici erano presenti anche i rappresentanti dei comuni di Isernia, Vittorio Monaco e di Termoli, Silvana Cicciola. Ancora in campo la prima categoria Girone A con la giornata numero 29. Vi aggiorniamo quindi con i risultati e con le classifiche.
Gentili telespettatori, bentornati con il nostro consueto approfondimento sportivo. È mercoledì 31 maggio, è rimasto in Molise soltanto il campionato di prima categoria regionale Gironea che abbiamo sempre seguito e continuiamo a seguire. Siamo giunti alla giornata numero 29, pregherei la regia di partire con le consuete schermate. Le gare che si sono disputate sabato 27 maggio, Carovilli, Morcone Calcio 7-2, Carpinone Calcio Real Prato 8-7, Volturne Calcio Pozzilli 1967 2-1, domenica 28 maggio US Fornelli Gioventù Macchia Codenese 6-3, Forlum Cerce 7-0, alla Fidelis Palmas Audax 2-1, Castello Matese Maronea Calcio 5-3, Riposati e Rocca Vivara. Uno sguardo alla classifica del campionato regionale di prima categoria Girone A: il Forum in vetta, il promosso nel campionato di promozione a 70 punti, Real Prato 56, Castello Matese 55, Pozzilli 55, Carovilli 54, Maronea Calcio 52, Morcone Calcio 46, Ala Fidelis 35, Volturne Calcio 33, Rocca Vivara 32, OS Fornelli 28, Palmas Audax 26, Cerce 15 punti, Carpinone Calcio 14, Gioventù Macchia Codenese chiude la classifica ad 11 lunghezze. Gentili telespettatori, vi ringraziamo per averci seguito in questo approfondimento flash di mercoledì 31 maggio. Vi terremo aggiornati con le prossime notizie sportive su TV in Molise. Da Michele Visco un saluto a tutti i telespettatori. Il progetto europeo Frame Sport Italia-Croazia, che punta allo sviluppo dei piccoli porti dell'Adriatico, di cui l'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Termoli è partner, presenta i risultati al Salone Nautico di Venezia. L'importante vetrina italiana prende il via oggi, fino al prossimo 4 giugno, e vede coinvolti più di 220 espositori, oltre 300 imbarcazioni ormeggiate lungo 1100 metri di pontili. L'Ast del Molise è presente all'Arsenale di Venezia con il commissario straordinario dell'ente, Remo Di Gian Domenico, e le dottoresse Giovanna Sciulla e Laura Sterlacci. E siamo giunti al momento delle nostre previsioni del tempo. Il meteo è offerto da Casa di Cura Villa dei Platani Malzoni di Avellino. Previsioni per oggi mercoledì 31 maggio. Per la giornata di oggi condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso in mattinata, con aumento della nuvolosità dal pomeriggio con possibilità di forti rovesci, localmente sotto forma di temporale. Venti dei quadranti orientali, mare poco mosso. Temperature: Campobasso minima 11 massima 20, Isernia minima 13 massima 14, Termoli minima 18 massima 24, Venafro minima 15 massima 26. Previsioni per domani giovedì 1 giugno. Per domani la situazione si presenterà senza significative variazioni, con la giornata che si dividerà in due fasi, una stabile la mattina e una all'insegna di rovescio temporale nel pomeriggio. Venti dai quadranti orientali, mare poco mosso. Temperature: Campobasso minima 13 massima 20, Isernia minima 14 massima 21, Termoli minima 18 massima 25, Venafro minima 16 massima 23. Con il meteo si chiude questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione e arrivederci.